calcio, la persona di Rosella Sensi, che è stata nominata coordinatrice del calcio femminile, non lo sa neanche Casucci, così lo se lo prende in diretta, per dire bene, noi siamo pronti, vogliamo iniziare come Fiorentina il prossimo campionato di calcio di Serie A, come Fiorentina, quindi con il nostro nome, con le nostre maglie, e quindi naturalmente ho chiesto che la federazione risolva un problema di base, che è quello del trasferimento del titolo sportivo, perché naturalmente attualmente la ACF Firenze è un'entità giuridica a sé stante, una SD, che ha un titolo sportivo, non giuridico, un titolo sportivo di squadra partecipante alla Serie A. È chiaro che dovrebbe essere trasferito alla Fiorentina, la quale Fiorentina poi si troverebbe partecipante sia alla Lega Nazionale Professionisti con la prima squadra maschile e sia alla Lega Nazionale Dilettanti, perché il calcio femminile in Italia, altra cosa un po' bizzarra, è sotto l'egida della Lega Nazionale Dilettanti. Dico un po' bizzarra perché poi ci si trova spesso anche a doverci confrontare con il calcio femminile straniero, in Germania, in America, in Svezia, dove sono tutte amateur, professionisti, e quindi anche i passaggi professionisti. Allora, con il Chelsea ci sono ottimi rapporti, intanto questo non fa mai male, quindi questo è importante, perché spesso e volentieri con i grandi club, io mi considero un grande club, è importante avere buoni rapporti con i loro dirigenti. La direttrice si chiama Marina Granoskaya, una donna eccezionale, bravissima, che sa tutto e con la quale appunto lavoriamo molto bene. L'accordo scritto è quello di avere il giocatore per un anno e mezzo in prestito, e al termine dell'anno e mezzo noi possiamo esercitare un diritto di riscatto ad un prezzo prefissato. Quindi questo è quello scritto. Poi naturalmente ora tutti si sbizzarriscono con notizie di tutti i generi, però è ovvio che la Fiorentina voglia certo mantenere questo gioiello che ha voluto e che ora nella propria squadra il giocatore è pure felice, per cui diamo tempo al tempo. Noi comunque abbiamo l'accordo scritto, depositato alla FIFA, e quindi c'è un prezzo prefissato, per cui tutto può succedere. Sicuramente il giocatore ci piace, però ancora non abbiamo affrontato nessuno di questi ragionamenti che l'amico ci diceva.